Stai prenotando le vacanze estive e ti sei accorto che... il passaporto è scaduto! Niente paura! Oggi vedremo insieme quali sono i passaggi per rinnovare o fare da zero il passaporto. Ma prima ricordate di iscrivervi al canale. Sull'Explain potete trovare video informativi che vi possono aiutare nella vita di tutti i giorni. Vi chiediamo solo un piccolo supporto per continuare a lavorare sempre meglio. Dunque, partiamo dall'inizio. Che cos'è il passaporto? È un documento di riconoscimento valido per l'espatrio, nel senso che permette ai cittadini italiani di uscire dall'Italia e viaggiare in paesi che non aderiscono all'Unione Europea. Questo perché, forse è superfluo specificarlo, per entrare nei paesi che fanno parte dell'Unione Europea è sufficiente esibire la propria carta d'identità nazionale. Ora, guardando la copertina del passaporto, noterete questo simbolo. Si tratta di un microchip che contiene tutte le informazioni biometriche, ossia i dati sensibili, che vi riguardano, come l'immagine, l'impronta digitale, i recapiti e la firma digitalizzata. Ecco, questa è la ragione per cui il passaporto oggi viene chiamato elettronico, perché nonostante il libretto sia rimasto cartaceo, dal 2006 contiene questi elementi tecnologici che facilitano e velocizzano le procedure di riconoscimento negli aeroporti. Il passaporto ha una validità di 10 anni e una volta scaduto dobbiamo prenotare un appuntamento per ottenerne uno nuovo e valido. Quindi, primo quesito, dove possiamo rinnovare il passaporto? E abbiamo tre alternative. La prima, sul sito della Polizia di Stato, nella sezione dedicata al passaporto, utilizzando le vostre credenziali SPID, CIE o CNS, che è la Carta Nazionale dei Servizi. Numero 2, andando nella questura che è territorialmente competente in base alla vostra residenza. Ed infine, all'ufficio passaporto dei commissariati. Ma io ho l'aereo tra pochi giorni e mi sono scordato del passaporto scaduto, adesso che faccio? Ecco, oltre a degli esercizi per la memoria, potete usare il servizio di agenda prioritaria online. Si trova sul sito della Polizia di Stato. È una procedura attivata di recente proprio per tutti coloro che hanno urgenza di partire e non possono aspettare mesi per avere un appuntamento. I tempi di rilascio del passaporto si riducono a 30 giorni e nei casi più urgenti addirittura a 15. Però ragazzi, non è che questo può diventare un escamotage per fare il passaporto in breve tempo, anche perché la richiesta deve essere motivata e dovrete dimostrare con tutti i vostri documenti la necessità e urgenza di partire per motivi di studio, di lavoro, turismo o anche salute. Infatti, già dal momento della prenotazione dovrete autocertificare l'urgenza. Mentire o dichiarare una cosa falsa comporta una denuncia e possibili conseguenze penali. Inoltre, da dicembre 2023 è attivo il progetto Polis, che ha fra gli obiettivi proprio quello di permettere il rinnovo del passaporto direttamente alle poste. Al momento però è ancora in fase sperimentale e coinvolge solo due uffici postali in due comuni bolognesi. Però l'idea è quello di estenderlo piano piano su tutto il territorio nazionale. Ok, abbiamo chiarito il dove, però manca il come. Quindi, in che modo si rinnova il passaporto? Quali documenti devo avere con me? E soprattutto, quanti? Vi servirà portare il modulo di richiesta del passaporto, compilato e firmato, che potete stampare dal sito della Polizia di Stato. Poi dovrete firmare l'informativa sul trattamento dei dati personali che troverete sempre sul sito, la ricevuta dell'appuntamento che avrete prenotato online, un documento di riconoscimento valido più una sua fotocopia, quindi la carta d'identità, e due fotografie che rispettano i requisiti ICAO. Per esempio, la foto deve essere a colori, con occhi aperti, espressione neutra, sfondo bianco e tanti altri che poi potete consultare. Non è finita perché serve anche la ricevuta di pagamento del costo del libretto sui 42,50€ che dovrete versare alle poste intestando il bollettino TD 674 passaporto al Ministero dell'Economia e anche una marca da bollo di 73,50€ da pagare in tabaccheria. E ora la grande domanda. Quanto bisogna aspettare prima che tutto questo sia pronto? Diciamo che le tempistiche variano fra le 2 e le 3 settimane, però negli ultimi tempi si sono create code di attesa anche di 10 mesi presso la questura di residenza o anche qualche mese se la si rinnova nel comune del proprio domicilio. La notifica che il passaporto può essere ritirato vi arriverà via mail e potrete ritirarlo di persona andando a prenderlo all'ufficio dove avete fatto richiesta o delegare qualcuno perché vada al vostro posto. L'importante è che questo qualcuno sia maggiorenne, abbia con sé la carta d'identità,
porti la fotocopia della vostra carta d'identità e una delega firmata dal delegante, cioè voi, davanti a un pubblico ufficiale. Oppure potete optare per il servizio passaporto a domicilio, con cui farvi recapitare da Poste Italiane il documento emesso dalla questura direttamente a casa vostra. Il servizio costa 9,30€ da pagare in contrassegno al momento della consegna o all'incaricato di Poste Italiane. Se ve lo dovessero consegnare quando non siete a casa, vi verrà lasciato un avviso per mancata consegna per ritirarlo poi all'ufficio postale. Occhio perché passati 30 giorni senza ritiro, il documento sarà restituito all'ufficio passaporti emittente. Ok ragazzi, questo è il quadro di tutto quello che dovete fare per rinnovare il passaporto. E ora tocca a voi. Com'è stata la vostra esperienza? Avete atteso molto? Ve lo hanno rilasciato in tempi rapidi? Insomma, fateci sapere e ditecelo nei commenti.